Ragazzi, prima di iniziare questo video voglio farvi una piccola prefazione e poi vi lascio al video, che vuole essere appunto una prefazione o comunque una risposta generale, diciamo, ad alcuni punti, perché è uscito il mio ultimo video, quello in cui mostravo delle altre new entry e ne vedrete altre nei prossimi video che sono già entrate nella mia collezione, insomma. E dove mostravo anche i più bei ritrovamenti di Augite. E nel titolo effettivamente era scritto i più bei ritrovamenti di Augite. Su Facebook, quando hanno visto i video, hanno iniziato a dire: ma che cosa dici? Non sono cristalli perfetti, non devi scrivere queste stupidaggini nei titoli e cose del genere. Allora, innanzitutto, quando io scrivo un titolo, come ad esempio in questo caso i più bei ritrovamenti, ma anche se scrivo, facciamo finta, i più bei cristalli, i più bei pezzi, i più bei geminati, i più bei biterminati, eccetera, eccetera, quindi espressioni di questo genere, quando scrivo questo genere di titoli è sempre la visione personale, la visione soggettiva della questione. Quindi, come va interpretato il titolo di quel video? Non va interpretato sicuramente come i più bei ritrovamenti mai fatti nella storia del collezionismo dei minerali. No, va interpretato come i più bei ritrovamenti fatti, secondo me, da me. Quindi i più bei ritrovamenti fatti da me, secondo me, è la mia visione proprio soggettiva, personale, della questione. Quindi, quelli che secondo me sono i più bei ritrovamenti che ho fatto. I miei video sono appunto quel qualcosa che parla di me. Motivo per cui devono esprimere il mio pensiero, il mio modo di pensare. Quindi, in quel caso, i più bei ritrovamenti che secondo me ho fatto di Augite. E indipendentemente da questo, un altro punto è che purtroppo le clip in cui facevo vedere i cristalli di Augite, no, sono state fatte con la videocamera che uso di solito, sì, ma in condizioni non ottimali. Quindi, diciamo che non si vedeva bene quella parte là. C'erano i geminati, che effettivamente erano geminate anche molto belli, e c'erano anche i cristalli singoli, la cui maggior parte erano parti di cristalli, ma un'altra buona parte invece erano cristalli che avevano tutte le facce, erano ben formati e che erano perfetti, quindi in questo senso questo è quello che è inteso quindi nel titolo di quel video, quindi questa è la risposta definitiva. Io la dico adesso questa cosa e spero di non doverla ripetere più. È il mio modo di pensare, quindi è una cosa che penso io. Detto questo, non, evitate a sto punto di venire a scrivere ancora questa cosa perché non riceverete nemmeno risposta, e anzi, il vostro commento potrebbe essere rimosso. E detto questo, io vi lascio adesso al video. Ragazzi, eccoci in questo video, ci troviamo qui, sempre al solito parco, ci sono 3 gradi, fa abbastanza freddo effettivamente, e faremo sempre una ricerca, da un po' che non la facevo, quindi ho pensato, oggi la vado a fare, c'ho pure il video, perché ragazzi, sono ancora, nonostante no, sia già passato diverse volte, altri cristalli. Magari se ci imbattiamo anche in qualche fungo, cosa che io spero. Ve lo faccio anche vedere. In realtà all'inizio già ne ho visto alcuni. Ho fatto delle foto. Tutte le foto inerenti a questo viaggio che farò e che ho fatto le potete vedere sui miei social. Quindi vi invito a seguirmi sempre sui social. Trovate tutti i link in descrizione. Allora, siamo arrivati nel punto dove desideravo arrivare. E ci sono dei pezzi, sia di Augite che qui c'è anche carbon fossile. Questo
Questo che abbiamo mostrato sono tutti e due augiti, ma ci si può anche imbattere nel carbon fossile, insomma. L'altra volta mi sono fatto i lati delle strade, quindi questo lato e quell'altro lato, e sono usciti dei buoni pezzi, abbastanza interessanti. Ci diamo giusto un'occhiata veloce a questi punti, perché può sempre essere che esce fuori qualcosa. Dopotutto, per me è successo così. Dopo aver visto già diverse volte, sono ritornato e ho ritrovato altri campioni. Qualche altra escursione recente che ho fatto, che non ho registrato, insomma. Si possono intravedere dei punti che brillano, non so se in video state riuscendo a vederli. Ci sono questi punti che brillano, no? Come questo pure, perché sono fogli di muscovite. Questo mi sembra buono, quindi lo prendo. Solo che piccolino, allora. No, ci siamo con le torte di Pierre, diciamo. Io del piacere di sì. Che petit cristalli ce le trovi? Ah, perché io vado a lasciare il giudice di Merci lavorare. beaucoup, buongiorno. Questi erano poliziotti che si sono accorti che io sto facendo qualcosa, e insomma mi hanno chiesto semplicemente cosa stessi facendo. Io gli ho spiegato che stavo cercando pietre, perché sono un collezionista di pietre, di minerali, e niente, mi hanno augurato buona ricerca, gentili. Un bel cristallino, non completo certo, però vedete, si vedono delle belle facce del pezzo. Più ci sono anche degli aggregati quarziferi, diciamo piccoli nodoletti di quarzo, però vabbè. Punti che brillano, che possono essere dovuti quindi ai fogli di muscovite, come certe volte sono gli stessi cristalli di augite a essere più luccicanti. Vediamo un po'. Ecco, questo è bello, non so se riuscite a vederlo, ma questo è, sono tanti pezzi di muscovite che si trovano insieme. Dovrebbe essere tipo di cristalli di muscovite, lo prendo a casa, poi lo vedremo meglio. Qua ci sono, vedete, degli altri fogli di muscovite come queste. Prendo anche questo. Vedete questo pezzo, ragazzi? Questo pezzo è un pezzo sempre di augite, un pezzo di augite massiva. Questo è un altro bel cristallino. Purtroppo non so che non si vede bene così, poi vedrete bene dopo. Dopo nei video in cui mostrerò i ritrovamenti. Un bel cristallo, dai. Un bel cristallo, vedete. Questo è grande, è completo. Questo è di quell'abito cristallino più particolare. Questo è, mi sembra un buon pezzo. Questo è un cristallo in matrice, li prendiamo tutti e due. Questo è un altro cristallo. Un foglio di muscovite.
giusto un foglio, diciamo, non è un cristallo bello grande completo, però vale la pena prenderlo. E vediamo un po'. È un'uscita massiva. Anche questa, vedete? Se il punto migliore dove cercare, ragazzi. Questo sembra un po' un aggregato particolare, strano, lo prendo. Un altro cristallo coperto da una patina, scusate, prima che alcuni inizino a dire si scrive patina, si dice cioè, e non patina. Qua c'è un altro foglio di muscovite, anche se non mi sembra dei migliori. Vede, questi sono tipo di cristalli pure in matrice qua. Questo pure, vede. Solo che è massiva. Quindi non vale la pena riprenderle ancora. Augite. Andiamo fino ai bordi così. E voilà. Questo è sembra qualcos'altro di non interessante. E già. Ed ecco un bel pezzettone, un bel cristallone. Questo è un bel pezzo, ragazzi, ve lo assicuro. Un bel pezzettone. Questo potrebbe anche essere un geminato. Lo prendiamo. Vedete ragazzi, questa è massiva in matrice e così via, qua ci sono massivi in matrice, quarzi, dei fori di muscovite parecchio brillanti come questo qua. Non c'è un'altra massiva, ma niente di interessante. Questo è un odore di quarzo. Ci sono anche noduli di selce. Qua abbiamo un cristallo che sembra che ci siano alcune facce, diciamo così, del cristallo. Per questo lo prendo. Però mi sembra un po' strano, lo vedremo meglio a casa una volta lavato. Ed eccoci in un altro punto, così sembrano essere delle facce arrotolate di un cristallo, ma non mi piace molto il pezzo, sinceramente, quindi non lo prendo. Giusto quello. Ecco qua un bel cristallo di augite. Se vengo qua dove si dovrebbe vedere meglio. Spero che si riesca a vedere qualcosa, poi vi farò vedere bene a casa. Un altro bel cristallo. Piccola parentesi del video, ragazzi, qua ho trovato questa zona che dovreste riconoscere. Qua ci sono tre funghi grandi, questo è il primo, poi qua c'è quest'altro. Vedete? E poi c'è quest'altra ancora qua. Adesso ci faccio giusto un paio di foto e poi vado a casa. Guardate qui quanti funghi che ci sono, ragazzi, vedete?
Qui si arriva pure qua, pure là, incredibile, guardate, tutto pieno di funghi. Qua non l'avevo visto quando sono venuto, adesso ci faccio qualche fotografia. Per vedere poi, sempre sui social. E niente ragazzi, sono 3 volte che devo registrare la conclusione del video perché il programma che uso per editare i video è una cagata pazzesca. Però, tralasciando questo, mentre mi continuo a fare i selfie con i funghi, selfie foto, quello che è, vedrete poi tutte le cose sui social. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su al video perché se è finito il video e seguitemi anche su tutti i social, visto che ho parlato di social all'inizio, e trovate tutti i link nella nuova cazzutissima descrizione sotto al video. Sostenete il canale con una piccola donazione, trovate sempre il link nella descrizione, potete iniziare a vedere il sito di Mineral Extreme, c'è sempre il link in descrizione. Ovviamente adesso non troverete una mazza, però vedrete che piano piano inizieranno a uscire tutti gli articoli, le curiosità, gli annunci di vendita. Vi invito anche a... L'ho già detto di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto? Penso di sì, o forse no. Ragazzi, sto un pochettino rimbambito, non ci posso fare niente. Va bene, ci vediamo in un prossimo video.